La trattativa per Mirko Pigliacelli non è semplice e allora il Pescara si cautela. Raffaele Di Gennaro è un nuovo portiere del Delfino. Arriva da svincolato dopo che il contratto che lo legava al Catanzaro è scaduto lo scorso 30 giugno. Ieri l'estremo difensore originario di Saronno, 28 anni il prossimo 3 ottobre, ha salutato con un post compagni e tifosi della sua ex squadra prima di partire per Pescara, dove firma un contratto annuale con possibilità di rinnovo rispetto al numero delle presenze. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, era considerato un portiere di grande prospettiva ed ha avuto finora una carriera inferiore rispetto alle attese, anche per via di qualche infortunio di troppo, uno dei quali lo subì in un Teramo Catanzaro del gennaio 2020, scontro fortuito e violento con bombaggi e diverse settimane fuori prima della sospensione del campionato per la pandemia. È comunque un portiere di livello che ha nel suo trascorso 80 Serie B, 119 presenze tra Cittadella, Spezia, Ternana e Latina, e la Serie C col Catanzaro, 42 presenze. Proprio in Calabria è stato allenato dall'attuale tecnico biancazzurro Gaetano Auteri, con una parentesi anche con l'ex allenatore del Pescara Gianluca Grassadogna, che per 3 mesi sostituì lo stesso Auteri a Catanzaro. L'arrivo di Di Gennaro però non chiude affatto la strada al ritorno di Mirko Pigliacelli, la cui trattativa, per quanto difficile, resta ancora in piedi. Il Pescara fino agli ultimi giorni di mercato cercherà di riportare in Italia il portiere, ora in forza all'Università Tea Craiova in Romania. L'intesa con il giocatore c'è, si lavora ora a quella tra i club. Il Pescara ha già recapitato una prima offerta al club romeno per una acquisizione in prestito con obbligo di riscatto. Questo conferma comunque l'idea della società biancazzurra di acquisire 2 portieri. Se dovesse sfumare Pigliacelli, arriverà un 12° per Di Gennaro. Sul fronte del calcio giocato, per il Pescara in arrivo una amichevole di lusso. Annullato il test di Pineto, dopodomani, sabato alle 17:30, il Delfino se la vedrà col Napoli di Luciano Spalletti al Patini di Castel di Sangro, in occasione della giornata che chiuderà il ritiro abruzzese della squadra partenopea. Dopo la sgambata con lo Spoltore, sarà un'opportunità importante per verificare i progressi fatti in questi giorni di lavoro con Auteri, e sarà anche l'opportunità per vedere all'opera tanti nuovi, da Ferrari a Dursi, che arrivano proprio dal Napoli, da Rasi a Cancellotti, da Marilungo a Frascatore. Curiosità per vedere se ci sarà spazio anche per Galano, che ha saltato il test con la Primavera e quello con lo Spoltore, in attesa di capire se il calciatore resterà in riva all'Adriatico o andrà via. L'amichevole col Napoli è stata preceduta ieri da un incontro in questura all'Aquila per predisporre un servizio di sicurezza che garantisca l'ordine pubblico, anche alla luce di alcune ruggini in passato tra le due tifoserie. Circa il debutto stagionale ufficiale in Coppa Italia, previsto per sabato 21 agosto, il match con l'Olbia sarà quasi certamente anticipato a giovedì 19, ore 20:45. Per motivi logistici la società sarda ha già inoltrato richiesta alla Lega Pro. Si attendono ora comunicazioni ufficiali.